Sindaco, la preoccupazione dei misagnesi, almeno nell'immediato, è sicuramente quella del disagio dovuto a queste opere, ma sono opere importanti che andranno a risolvere un problema, diciamo, atavico della zona Abruzzo. Eh sì, perché si tratta di zone che sino a poco fa avevano problemi con la pressione dell'acqua e ci sono anche altre zone a Mesagne che hanno gli stessi problemi. Però evidentemente che occorreva cominciare da un punto e abbiamo deciso di cominciare dal posto dove l'amministrazione ha già programmato una rigenerazione urbana, un ulteriore intervento. Che significa? Siccome dobbiamo rifare nuovo il quartiere Grutti e la zona Calderoni, abbiamo pensato che prima di procedere nel rifare le strade, nel mettere il verde, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di far rifare le fogne e le condutture di acqua bianca. Perché questo? Perché una volta che noi abbiamo fatto questi lavori, quindi abbiamo messo questi sottoservizi importantissimi, quando andremo a fare l'azione di rigenerazione, quelle strade non verranno più aperte. In passato è capitato troppe volte che si sono effettuati alcuni lavori e dopo 2 o 3 mesi, lavori che potevano essere programmati invece venivano effettuati senza la dovuta programmazione e quindi si rompevano nuovamente quelle strade. Oggi non accadrà più questo. Certo, potrà accadere un incidente per cui si rompe un tubo. Ma questo ovviamente non inciderà invece sulla bontà di un intervento che ci vede programmare ogni singola azione che ha a che fare con i lavori pubblici di questa città. Fondamentalmente le condutture saranno più che raddoppiate. Sì, perché a fianco alla conduttura esistente, che è una portata di 175 centilitri, ne verrà posta un'altra di 200 a fianco, quindi verrà più che raddoppiata e tra l'altro anche la pressione verrà ottimizzata attraverso una strumentazione tecnologica avanzata, per cui chiunque abita oltre il passaggio livello di via Maroncelli e di via Antonucci avrà benefici straordinari. Ovviamente questo è un modello che successivamente andrà replicato in tutte le periferie della città. Al momento chiediamo pazienza ai cittadini, almeno nel momento in cui si completeranno queste opere. Ci vorrà molta pazienza perché da adesso in poi ci saranno tantissimi lavori. Perché? Perché purtroppo i finanziamenti che abbiamo preso, che sono tantissimi, sono programmati per essere spesi in un periodo brevissimo e quindi ci saranno molti disagi. Noi proveremo a calmierarli attraverso percorsi alternativi, attraverso una segnaletica adeguata, ma comunque ci sarà disagio. Alla fine di questi disagi avremo una città moderna, con i servizi che funzionano e che funzioneranno per secoli, perché si tratta ovviamente di materiali straordinariamente resistenti.